La sentenza era attesa ed è arrivata con la violenza di un motore a scoppio, un mezzo con cui si apre la possibilità che le città che superino i limiti massimi di biossido di azoto ai sensi della normativa europea possano applicare questo divieto. Il Tribunale federale per il contenzioso amministrativo ha stabilito che una città possa proibire la circolazione dei veicoli diesel più inquinanti, senza la necessità di una legge nazionale per garantire la pulizia dell'aria nei centri abitati. La Corte ha valutato se le città di Stoccarda e Düsseldorf avessero una base giuridica nei loro piani di lotta all'inquinamento per vietare la circolazione dei veicoli in alcune aree, cosa che era stata messa in dubbio dai governi regionali. I togati hanno dunque stabilito che la misura è legale.